soprattutto perché mio padre aveva già frequentato questa scuola anni or sono. Ho conosciuto Schenker attraverso alcuni amici che mi hanno consigliato la scuola, mi hanno consigliato il corso Schenker. Sono arrivata in Schenker perché, se non ricordo male, parlando con una cara amica, mi ha fatto il vostro nome. Il nome della scuola me l'hanno consigliato alcuni amici. Io ho iniziato con il metodo Schenker intorno al 95-96 per un biennio. Sono andato in pensione 3 anni fa e ho riniziato da un livello, mi sembra, 25-26. Il mio collega aveva fatto diversi anni fa presso una delle sedi Schenker il corso prima di andare a lavorare all'estero e sicuramente gli ha fornito un'ottima base, un ottimo punto di partenza e mi ha consigliato il percorso con la Schenker. Vi ho conosciuto diversi anni fa, non vi dico quanti perché sono parecchi, la mia azienda, una multinazionale anglo-americana, mi ha offerto l'opportunità di partecipare al corso Schenker. Sono arrivato in Schenker circa 20 anni fa tramite un amico e collega che francamente non so come vi avesse conosciuto, ma questo a me è bastato perché poi praticamente sono venuto da voi. Ho conosciuto lo Schenker perché una mia compagna di classe lo frequentava quando stavo alla sede di Flaminio e poi lei è andata a fare l'università in Inghilterra, quindi ho pensato che se lei con un anno era riuscita ad arrivare lì, ne valeva la pena. Mi sono trovato bene perché non è un metodo che si focalizza soprattutto sulla teoria, ma un metodo che ti dà subito delle soluzioni pratiche da mettere proprio in pratica nelle conversazioni quotidiane di tutti i giorni. È un'ottima scuola, le persone sono sempre state molto disponibili e gentili, c'è anche una vasta scelta di orari, io riesco a frequentare e a studiare nonostante lavori diverse ore al giorno e quindi questo è fondamentale per chi lavora. È un punto anche di incontro e non solo di studio. 3 punti di forza: insegnanti, metodo e customer service, cioè quello che comunque offrite all'utente. Ho imparato ad ascoltare e a capire varie nazionalità e quindi questo è importante perché alla fine viviamo in un mondo globalizzato, perciò ho detto che se io vado in Inghilterra incontro solo inglesi. Ogni giorno bisogna studiare, la mole di lavoro è grande proprio perché aiuta la persona durante lo studio ad ascoltare di continuo, a parlare di continuo, a scrivere di continuo in inglese, cosa che sia a scuola che in altri corsi non avviene. Cioè si concentra più sulla grammatica e quindi sulla parte teorica e meno sulla parte pratica. Poi questa, in senso positivo, maniacale attenzione alla dizione e alla fonetica, io la considero una cosa importantissima, ecco, cioè, si cerca di parlare inglese e non un inglese italiano. Schenker fa studiare, aiuta a studiare e con i suoi esami, con le sue date da rispettare, è un corso che mantiene vivo l'inglese. Non ho mai incontrato prima una scuola che mi offrisse e che mi potesse dare questo riscontro volta per volta. Lo sento addosso che funziona, non so come dire, funziona, però ti ci devi dedicare. Secondo me il metodo migliore che ci possa essere al momento per imparare l'inglese. Consiglierei Schenker perché è un metodo vincente e garantisce un risultato, sicuramente. Ma quando ne parla qualcuno elogio sempre tante ore di conversazione e anche il fatto di ascoltare con le tracce audio. Che se uno vuole imparare l'inglese bene deve venire in Schenker. E quando prendi l'iPhone è difficile poi cambiare, così secondo me lo Schenker, una volta che sei abituato con lo Schenker, è difficile cambiare.